Eccoci nei campi di lavanda della Provenza, immersi in quei silenzi rotti solo dal soffio del vento e dal ronzare delle api. Ci facciamo poi trasportare negli ambienti caldi ed accoglienti, dove donne piene di sole ci guardano con delicato riserbo. Siamo nel mondo illuminato dalle pennellate sapienti del maestro dell'impressionismo Pierre Auguste Renoir, di scena alle scuderie del Castello Visconteo di Pavia fino al 16 dicembre. Renoir, la Vie en Peinture, ci guida con documentari, didascalie e video suggestivi nel mondo che ispirò il grande maestro, attratto dalla natura e dalle impressioni che ombre e luce possono darci. Renoir è uno dei padri fondatori dell'impressionismo insieme a Monet, dal quale si distingue per la centralità della sua figura umana nella pittura. L'uomo spicca e risalta sul paesaggio. Si passa dai ritratti composti ed introspettivi ai paesaggi pieni di sole o dalle curve sinuose di quella Francia del Sud che lo ospitò poi in vecchiaia. In ogni tela sorprende la capacità di giocare con la luce, coi toni e i mezzi toni, miscelando le sfumature in modo da donare un realismo sognante ad ogni soggetto. Le donne sono morbide, sognanti, pudiche, anche quando sono discinte, un ideale ben diverso dalla figura femminile dominante in quell'epoca. Bisogna distinguere le caratteristiche fisiche di queste donne dalla rappresentazione che ne fa Renoir. Il canone estetico di fine Ottocento era piuttosto mascolino, canone che Renoir stravolge e ridisegna del tutto. On peut parler même, j'allais dire, d'un fantasme chez Renoir, de ce côté-là. Una lezione di grazia ed osservazione accurata della realtà che circonda l'artista, quella che Renoir lascia ai posteri. Più che una lezione si tratta di una ispirazione. Pittori come Bonnard, Matisse e Picasso sono stati molto influenzati da Renoir e attraverso di loro anche i contemporanei hanno subito la sua ascendenza. Si potrebbe dire che Renoir è il nonno dell'arte di oggi. Donc on peut dire que Renoir est le grand-père de ces peintres-là. A noi resta che perderci dentro quelle vedute solatie fra quei fiori profumati e sbucati da una fiaba. Thank you.
Renoir, la Vie en Peinture, scuderie del Castello Visconteo di Pavia, fino al 16 dicembre.